Anche il Rinascimento nasce. È stato incubato in questi mesi, 9 mesi perché potesse nascere, è da 9 mesi che abbiamo cominciato a parlarne. È stato nel ventre di una grande madre in Sicilia per le ultime elezioni, in cui questo bambino scalpitava per poter uscire e finalmente è uscito. Abbiamo vinto le elezioni, è nato un assessore alla cultura per la regione Sicilia, un assessore che ama la Sicilia e che sta dentro il Rinascimento. Quel movimento esiste, è nato. Il 28 novembre alle ore 17:30 aspetto tutti quelli che potranno venire da ogni parte d'Italia, ma intanto lavorando sull'Italia centrale, all'auditorium di Roma in via della Conciliazione, uno spazio perfetto perché si possa dialogare con gli amici che verranno. Così comincia la lunga corsa di un Rinascimento che nasce e che arriva poi alle elezioni per indicare per qualunque governo la necessità che la cultura sia al centro della nuova idea dell'Italia. Se l'Italia esiste davanti al mondo è per la sua cultura. Da questo punto di vista, un esempio, che lo Stato italiano non abbia partecipato all'acquisto di Leonardo può sembrare a qualcuno una forma di povertà delle finanze. Sono 450 milioni. Sapete cosa costa fare le elezioni non in un solo giorno dopo le politiche eventualmente, quindi immagino l'ipotesi più corretta di fare un solo giorno per le politiche regionali e le comunali in maggio? Sapete cosa costa? Costa 500 milioni di euro. Costa un Leonardo. Per fare delle elezioni inutili non abbiamo comprato Leonardo. Non si dica che mancano i danari. Quel Leonardo valeva 3 calciatori, valeva meno del Milan. E allora non si possa dire i soldi dovevano andare ai poveri. Questo vale per tutto, per un'automobile, per un calciatore. Alcuni segmenti della realtà hanno un valore. Quel valore è un valore simbolico. Ma Leonardo è l'Italia, è il Rinascimento. Non averlo acquistato è stata una follia. Il governo che io ho in mente è un governo che mette al primo posto la bellezza. E quella bellezza è la ragione della ricchezza dell'Italia. Per quanto è bella, tanto può diventare ricca. Lo dimostra Leonardo. È il dipinto più pagato al mondo perché ha un valore assoluto ed è un valore italiano. Nel mondo la cosa che costa di più, inventata da un uomo e dal suo spirito, è un Cristo Redentore, un Cristo Benedicente di Leonardo. Allora, civiltà italiana, valori cristiani, arte. Questa è la rinascita dell'Italia. Il Rinascimento è questo. Venite il 28 alle 17:30 all'auditorium della Conciliazione. Da lì partiremo.